Salve a tutti. Voglio aprire questo canale con una storia tremenda quanto eroica. La storia di una donna che con le sue gesta scrive una delle pagine più significative della storia. Questa è la storia di Franziska Mann, famosa e bellissima ballerina polacca ed ebrea che ebbe il coraggio di ribellarsi ai nazisti. È il 23 ottobre del 1943, quando nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau arriva un treno con circa 1700 ebrei. Su quel treno c'è anche Franziska. A Varsavia è stata una grande ballerina. A Bruxelles si è classificata al quarto posto in un concorso con centinaia di partecipanti, ma come ebrea è finita chiusa nel ghetto. Sul suo passato, per la verità, sono circolate voci un po' strane. In qualche documento si sostiene anche, e chiaramente, che ha avuto momenti in cui è stata una collaborazionista dei tedeschi. Era una stagione molto confusa, ed è difficile, a distanza di anni, ricostruire il ruolo di tutti e capire le motivazioni di alcuni comportamenti. Ma qualunque cosa abbia fatto, alla fine si riscatterà. La situazione era molto ambigua in quei mesi, perché i tedeschi avevano detto che, in cambio di soldi, gli ebrei potevano essere liberati o scambiati con prigionieri di guerra e lasciati liberi di trasferirsi in qualche paese del Sud America. La faccenda ha senso, o almeno viene creduta. Infatti molte organizzazioni ebraiche svizzere cominciarono a mandare documenti falsi e soldi verso il ghetto di Varsavia. I tedeschi, però, nella loro caccia agli ebrei, hanno momenti di diabolica astuzia. Una delle imprese più note di quel periodo riguarda le vicende dell'Hotel Polski, dove tutto si confonde e dove passerà anche Franziska. Il Polski è un antico hotel di Varsavia. La sua costruzione risale all'inizio dell'Ottocento. Nel 1943 viene utilizzato dai tedeschi come luogo di internamento per gli ebrei della città. Dentro le stanze di questo albergo accade di tutto, ma soprattutto lì si possono acquistare passaporti e affidavit e lasciare poi la città. In realtà sembra che lo scopo dell'Hotel Polski fosse diverso. I tedeschi sapevano che molti ebrei erano fuggiti dalla zona ariana della città con la paura di essere scoperti e lanciano così il loro messaggio. Venite al Polski, qui ci sono documenti buoni e la libertà. Venite e fatevi registrare. L'Hotel Polski era la trappola per farli uscire dai loro nascondigli. Nell'impresa viene coinvolta anche un'organizzazione di collaborazionisti ebraici che verrà poi sterminata dai reparti combattenti del ghetto durante la rivolta. Non molti riescono a lasciare davvero la Polonia. In qualche caso i paesi sudamericani si rifiutano di riconoscere quei documenti, chiaramente falsi. Centinaia di ospiti del Polski vengono fucilati in una caserma vicina, altri vengono imbarcati su un treno diretto ad Auschwitz-Birkenau. Si dice loro che andranno in un campo vicino alla Svizzera, dove saranno disinfettati prima di passare la frontiera e finalmente saranno liberi. L'ordine, invece, è quello di chiuderli nelle camere a gas e farli sparire. Ed è qui che entra in scena Franziska. C'è un gruppo di donne in fila. Devono spogliarsi completamente, quindi entrare nella stanza delle docce per essere lavate e disinfettate. Franziska, però, ha già capito che si tratta di un trucco. Non verranno disinfettate prima del trasferimento in Svizzera, ma uccise con il gas che scenderà dal soffitto invece dell'acqua. Il suo primo gesto, quindi, è quello di rifiutare di svestirsi. Ma è davvero bellissima. Ed è stata notata da un soldato delle SS che le intima, con in mano la pistola, di spogliarsi. Franziska si rende conto che ormai è tutto perso e che non ci sono vie d'uscita. Allora decide che non morirà da sola. Cambia tattica e davanti al militare improvvisa uno spogliarello da grande professionista. Manca la musica, ma ci sono le movenze. I vestiti che cadono uno dopo l'altro e l'abilità da grande donna di spettacolo. Il militare assiste allo spogliarello sempre più coinvolto,
ma quando ormai sono rimaste solo le scarpe, Franziska fa la sua mossa. Se ne toglie una e di colpo la tira in faccia al soldato che perde l'equilibrio. Lei gli porta via la pistola che aveva in mano e gli spara due colpi nello stomaco. Morirà durante il viaggio verso l'ospedale. Ma non è finita. Franziska riesce a sparare ancora ad altre due SS. A quel punto la confusione è massima. Le altre donne che sono già nella stanza per essere gasate si fanno coraggio e tentano ogni possibile rivolta. Si avventano sulle poche SS presenti e riescono a disarmarle e ferirle gravemente. Ad una riescono a strappare addirittura lo scalpo. Da questo punto in avanti i racconti, da diverse fonti, si fanno meno chiari. Quello che è certo è che arriva il comandante del campo con altre SS. Portano con sé mitragliatrici e bombe a mano e uccidono tutte le donne che si trovano nella stanza. Secondo un'altra versione, forse più attendibile, sparano a Franziska e l'ammazzano, liquidano qualche altra ribelle e quindi riportano il resto del gruppo all'obbedienza. Chiudono tutte le donne nella stanza delle docce e fanno scendere dal soffitto lo Zyklon B e le ammazzano tutte con il gas, come da programma. Il 23 ottobre del 1943 finisce quindi la vita e la storia di Franziska. Verrà ricordata per sempre come l'eroina di Auschwitz, come l'unica donna ebrea che alle soglie della camera a gas ha avuto il coraggio di ribellarsi e ammazzare delle SS e di morire come un soldato, con le armi in pugno.